Avete visto, ci ha raggiunti già Silvio Garattini, vi dicevo che è il padre della farmacologia italiana, il presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, presidente onorario, è stato ed è un grandissimo medico. La prima domanda che mi verrebbe in mente di farle, devo dirle la verità, Garattini, penso di interpretare anche bene il pensiero della mia amica Alessandra Ghisleri, è: come si arriva alla sua età come lei? Perché lei, io se tra una quarantina d'anni potessi essere figa come lei, ci metterei la firma, così diciamo. Ma penso che ci sono degli elementi che non conosciamo. Quello che sappiamo è che certamente i buoni stili di vita rappresentano un buon passaporto per la longevità. E quindi è qualcosa che dovremmo molto stimolare di più, perché oggi tutta la medicina è concentrata solo sulla cura delle malattie e dovremmo invece fare in modo che la medicina si orienti prevalentemente ad evitare le malattie, perché più del 50% delle malattie siamo noi che ce le autoinfliggiamo attraverso i nostri cattivi comportamenti. Il 70% dei tumori sarebbe evitabile e quindi è lì dove dobbiamo puntare la nostra attenzione. Purtroppo c'è anche un mercato della medicina che evidentemente non ha molto interesse che questo accada. Bravo.